Ok, bentornati a Radio Design. Questa è la prima puntata di una lunghissima serie Alcolemica, un programma che si chiama Ben Gale, ma lascio subito la parola a queste due fantastiche speaker. Una la conoscete già, oramai certo, attiva da anni sulla scena dei, diciamo, del mondo dei DJ e quant'altro, Elisabetta Henrietti. Ma oggi c'è una grandissima new entry che poi partirà da questa puntata e non vorrà più andare via dalla radio. Esatto. Vorrà partecipare a tutti i programmi. Dormirà qui, mangerà qui. Mari, vieni, no, lasciatemi. Signore e signori, Marianna. Benvenuta Marianna nel magico mondo. Grazie. Della radio e della sovraesposizione mediatica. Intanto qualcuno sta già guardando la diretta. Allora, prego, passo la palla a voi. Allora, oggi iniziamo con questo nuovo programma che appunto parte da un'ispirazione che abbiamo avuto io e la Mari l'anno scorso, anno in cui abbiamo aperto appunto un blog un po' strano, un po' divertente, un po' frufru, diciamo, ecco. E in cui appunto io e la Mari andavamo ad analizzare la grafica delle etichette della birra in relazione al gusto stesso della birra e un po' al carattere della birra, ecco. Quindi, però prima di dire ciò, ragazzi, bisogna anche dire il perché del nome, perché appunto si chiama Ben Gale, che non si legge Bangale, ma si legge Ben Gale. No. Esatto. Infatti, la prima volta ho pensato, questo è un bancale, dove si mette sopra la birra, il bancale. Che bello! Ebbene, Ben Gale perché? Bang perché appunto significa, nello slang, significa frangetta, perché appunto è una cosa che accomuna me, la Mari, la frangetta. E poi ale appunto perché indica le birre ad alta fermentazione, quindi c'è sempre pale ale, eccetera, esatto, eccetera. Quindi va, insomma, nei nomi delle birre compare spesso. Ebbene, il payoff è naked moment, quindi momento nudo, perché vogliamo che appunto la gente, quando legge i nostri articoli sul blog, numerosissimi ragazzi, o anche appunto mentre ascolterà queste puntate, si rilassi, insomma, abbiamo un momento nudo, un momento intimo, un momento creativo, bellissimo. E poi un'altra roba, poi lascio parlare la signora Poggioni, che non vede l'ora, sicuramente. Perché questa cosa delle birre? Perché io e la Mari, un'altra cosa che ci accomuna, oltre alla franchetta, è che abbiamo una grande passione per la birra. Ci trovavamo spesso appunto da Cosmo, pubblicità così, da Cosmo in centro a Perugia, a parlare, a gossipare, insomma, ci siamo ritrovate spesso e da lì è nata appunto questa passione che portiamo avanti. Benissimo, e oggi in particolare parleremo di un birrificio nello specifico, che è la birra della Fabbrica Perugia, che ha una storia, diciamo, molto lunga, perché viene fondata nel 1875 da un ragazzo giovanissimo di nome Ferdinando Sambico, o Sambico, non lo so sinceramente, e, lombardo, dove appunto decide di fondare questo birrificio, chiamato appunto la Fabbrica della Birra Perugia, che addirittura era uno dei pochissimi in Italia in quel periodo, e continua, diciamo, la sua attività fino al 1927, anno in cui chiude questa attività. Però che succede? Che nel 2000 un gruppo di giovani ragazzi, accomunati dalla passione per la birra e per il territorio, quindi Perugia, decidono di rifondare sullo stesso birrificio che era stato creato in precedenza la Fabbrica della Birra Perugia, quindi decidono di farla rinascere in qualche modo. E appunto con anche grande successo, perché comunque è stato un birrificio pluripremiato in questi anni. E inoltre dobbiamo dire una cosa molto interessante, che c'è un birraio che è donna, che non è da tutti. Ha! E sono tre soci, giusto? Sì, su questo non ho la certezza, poi okay, magari li inviteremo un giorno, scopriremo quanti soci sono. Esatto. Ebbene, allora oggi c'è una cosa in live, in diretto, un assaggio in diretta, dove andremo ad analizzare il gusto, ad apprezzare il gusto soprattutto, e appunto ad analizzare un po' l'etichetta in relazione. Insomma, ci proviamo, una cosa in diretta solo per voi. Sì, tengo a precisare che non siamo delle professioniste. Esatto, quindi, mi sento un po' la Benedetta Parodi delle birre.
Pensavo che la Poggioni dicesse non siamo delle alcoliste. La Poggioni. Beh, anche. La Mari sì, è la Mari sì. 13 dicembre vedrete la Mari. Allora, mentre Elisabetta fa una cosa. Questo, nello specifico, potrebbe chiamarsi anche proprio blind tasting, cioè tasting alla cieca. Eh beh, blind anche perché ho girato tutte le etichette dall'altra. Quindi... E questo è il momento magico. Ecco qui, la valletta numero uno mette la birra al centro. Io non guarderò l'etichetta. Rigorosamente girata. Esatto. Allora, noi adesso andremo ad assaggiarla e Nicola proverà ad indovinare un po' l'etichetta in base appunto al gusto che andrà a stimolare le sue papille gustative. Prego. Anche perché se lo faccio io bagno tutto, probabilmente. Non sbirciare nel frattempo. Cosa possiamo dire? Beh, allora sicuramente possiamo dire che ora andremo ad assaggiare un'insolita che fa parte della collezione, della linea Lab di Fabbrica Birra Perugia, linea che appunto comprende un'isterica, che è appunto una birra e non è una signora frustrata, e il sidro, appunto mele, il sidro sì. Di mele, molto buono, e appunto l'hai girata! Io ho provato a coprirla, ma... Non l'ho vista. Vabbè, farà finta di non averla vista. Beh, sicuramente... Clini il contenitore e vai piano piano poi a raddrizzarlo, voilà. Esatto. Per non far venire la schiuma, ma... Ma a quanto pare è tutta schiuma! C'è l'attesa, il momento dell'attesa. In genere c'è la musichetta, ma non ce l'abbiamo. Okay. Voilà. Molto bene, molto voilà. Bene. Non ho visto l'etichetta, assolutamente. Non ho visto l'etichetta. Ok, prego. Allora passiamo all'auscultazione della birra. Alla degustazione. Ecco, momento magico. Intanto la gente ci vede qui mentre beviamo. La Mari fa la faccia da professionista, tipo da sommelier. Intanto, che birra è questa? Che stile è questa birra? Allora, intanto dobbiamo dire che è una birra acida, per prima cosa. Ecco perché è isterica. No, questa è insolita. Ah, ecco, benissimo, ho sbagliato tutto. Bene. Eclisso immediatamente. Beh, insolita anche perché appunto le birre acide non sono così usuali, diciamo, nel mondo della birra. E anche perché in genere sono abbastanza difficili da bere, nel senso, non sono apprezzate da tutti. Io e la Mari le apprezziamo perché ovviamente A noi ci piace tutta, insomma. E certo. Perché siete acide. Dipende. però appunto è una birra insolita, probabilmente il nome deriva anche un po' da quello. Esatto. E poi insolita anche per un altro motivo, Mari, se... Che la fanno poco, mi sembra. Esattamente, sì, perché intanto dobbiamo dire che fa parte delle lab, insomma, della birra Perugia, perché appunto non è una linea che non fanno sempre, in quanto appunto è molto difficile da fare. E quindi è, diciamo, una di quelle birre molto sperimentali, anzi del tutto sperimentali, insieme all'isterica e al sidro di mele. Per questo hanno delle etichette che sono diverse da quelle classiche della birra Perugia, però sono diciamo tutte e tre, quella del sidro, quella dell'isterica e quella dell'insolita, molto congruenti tra di loro. Esatto. Quindi, allora, adesso è il momento divertente, il momento funny della puntata in cui Nicola, in base al gusto, proverà a intuire colori e forme dell'etichetta. Ok, secondo me il gusto, qualcosa di acido. Passo di nuovo a bere la birra. Ok, immagino dei colori molto vivaci, perché è una birra molto vivace, nonostante sia acida, come anche le donne acide. Ce l'hai, cosa sei? Non ne ho un po' sessista. Però la donna acida però è sempre attraente, perché ha un carattere forte. E quindi piace tendenzialmente. Stiamo divagando. Forse è meglio della donna meno vivace da questo punto di vista, meno aggressiva. E quindi immagino dei colori accesi, dei colori vivaci, e immagino una donna nell'etichetta, non so se poi c'è una donna.
ma ci avrei messo una tipa abbastanza incazzata in etichetta. Cosa ho indovinato? Aspetta, poi a livello di forme, sai dirmi qualcosa? Secondo te ci sono delle spigolose forme? Perché è acida, quindi molti spigoli, immagino, cioè io l'avrei fatta così, molto spigolosa, colori accesi, una donna simile incazzata, forse ci avrei giocato anche sulla faccia, anche quella lì un po' spigolosa, un po' dadaista. Ma adesso mi fermo. Che se no ti ascolta Pampanelli e finisce malissimo. Infatti. Prego. Allora, non ti sei allontanato molto su alcune cose, su altre sì. Per esempio, la faccia non è dadaista. È cubista. Però c'è la faccia di una donna. Esatto. Quello, sì. Una donna anche piuttosto particolare, un po' zozza, ragazzi, perché è una donna tritettica, se così si può dire, con tre sì. Tette. Ebbene sì. Se non capivo bene questo tritettica, credevo fosse una terminologia vostra, ma bene, interessante. Esatto, esatto. E te la saresti aspettata così? No, non l'avrei fatta così. Questo è un chiaro richiamo a Dalì, io dico una... Sono quello ignorante, faccio web marketing... Faccio web marketing, quindi non ne ho idea, scusatemi. Ma rimanda ad un altro artista. Sì. Ditemelo, prima che io faccia altre gaffe. Bene, sì, questo è l'Istituto Italiano di Design, io insegno web marketing. Ma e non si è vede. Che ogni volta ti giustifica questa cosa. Non sono competente in questo campo, anzi chiameremo un giorno a questo punto la nostra prof di arte e con lei magari faremo un'ulteriore analisi cromatica, eccetera, se vi piace l'idea. Esatto. L'aggiungeremo a questo fantastico team. Esatto. Allora, io e la Mari comunque prima di questa puntata abbiamo provato a fare un'analisi un po' così, un po' sportiva, non esattamente sicuramente giusta, però appunto dato il nostro background grafico abbiamo provato a dare una piccola interpretazione di quello che per noi significa appunto questa etichetta rispetto alla birra. Una cosa interessante che abbiamo potuto constatare è che appunto probabilmente la scritta in rosso che ricopre l'etichetta che è totalmente in bianco e nero, è un po' l'elemento acido dell'etichetta. Come c'è l'elemento acido nella birra, questa scritta in rosso va un po' ad essere l'elemento anche quasi di fastidio, di disturbo, che rende anche l'etichetta un po' acida. Quindi abbiamo pensato che potrebbe essere una cosa del genere. Esatto, molto in contrasto, diciamo, con le tinte piatte del bianco e nero della donna raffigurata. Io quoto molto la vostra certo. Io l'avrei fatta molto più scarna effettivamente. Certo. Un'altra cosa interessante è che appunto c'è anche, abbiamo visto un altro elemento acido probabilmente nell'etichetta in sé, che è appunto la rappresentazione di questa donna che è appunto certo. Cubista, perché appunto come sappiamo il cubismo parte dal frammentare la realtà e individuare, diciamo, ricostruire la realtà anche sotto diverse prospettive, quindi non solo magari la prospettiva frontale, ma quella frontale, quella laterale insieme, eccetera. Cosa ne pensate della forma della bottiglia? Ci avete pensato? Ci sono varie tipologie di forme della bottiglia. No, mi è uno scherzo. Ok, non vi siete... aspetta, possiamo fare un'analisi in diretta, perché abbiamo anche la Chocolate Porter di Fabbrica Birra Perugia. Attenzione. Che mi sembra che abbia una forma di bottiglia diversa. Abbiamo uno scoop. Sì. Perché quella fa parte appunto della linea classica. Ecco qui. Sono sicuramente due forme molto diverse. Intanto io la farei vedere questa etichetta, visto che è stata svelata, eccola. Sto cercando di andare verso... Ecco, ce l'ho fatta, la vedete, ecco l'analisi, bene. Procediamo con l'altra birra di cui parlavamo, giusto per far vedere la distinzione delle dimensioni della bottiglia. Ciao, salutiamo i cinesi! Ehi là! Mitici! Questa invece ha un formato diverso, no? Esatto, beh, in realtà sicuramente hanno compiuto questa scelta anche per differenziare la linea lab dalla linea classica, quindi sicuramente un'altra forma di bottiglia ci voleva, e questo è detto. Fin qui. E fin qui ci siamo. Poi, perché abbiamo scelto questa, ragazzi? Quella è tutta storia. Io non ne ho idea. Lo chiederemo magari a Antonio Bocco, che era venuto qui a trovarci. Che salutiamo vivacemente. Vivacemente. Mari ha fatto un salutino dolcissimo. Un po' discreto, con la zampettina. Ha usato la zampetta. La zampetta. Questa è una citazione che poi metteremo un link qui sotto per farvi capire di cosa parliamo.
Esatto. Beh, comunque è buono, io continuerei a berla a questo punto mentre voi parlate. Non sto scherzando. Possiamo berla dopo, cioè, finita la cosa. Direi che... Allora, questa è, diciamo, anche un qualcosa di molto sperimentale, molto interessante, no? Perché molto interessante? Perché effettivamente il mondo della birra artigianale, adesso chioso, io faccio una chiosa finale, il mondo della birra artigianale è una cosa molto interessante, molto sperimentale. Poi, se avremo modo appunto di avere le birre, abbiamo un, diciamo, un partner in questo progetto che è Cosmo, il beer shop Cosmo che si trova qui in centro a Perugia, scopriremo anche altre birre e vedrete anche quali sono i vari formati, no? Ci sono dei formati che adesso stanno andando per la maggiore. Beh, anche le lattine. Esatto, la lattina. Ecco perché dicevo il formato della bottiglia. Il formato è molto importante perché caratterizza anche la birra da un punto di vista della fruizione, no? Se hai una bottiglia molto ergonomica e molto più street, no? Quindi ti dà l'idea che può essere bevuta sulle scale, eccetera. Poi ci sono formati di bottiglie ben diversi. Beh, sicuramente anche il fatto... Fabbrica Birra Perugia ci tiene comunque alla tradizione, nel senso che va sempre molto sul classico. Infatti la linea Lab è qualcosa che comunque va un po' al di fuori del loro modo di pensare, ecco. Quindi certamente, almeno non so se esista, ma dubito che esista una versione in lattina di una qualsiasi birra di Fabbrica della Birra Perugia. Okay. No, anche perché la lattina richiede dei costi enormi di produzione, quindi è anche una limitazione da quel punto di vista. Cioè, è poi anche una scelta... Costa di più la lattina rispetto... Sì, ha dei costi, sì, effettivamente. Strano! Sì, sono cose tecniche, però effettivamente i vari formati delle bottiglie, ci sono per esempio bottiglie che costano una rispetto all'altra anche il doppio, ecco. E quindi questo può incidere molto sui costi di produzione, diffusione, eccetera. Però tendenzialmente quello che si può dire del formato è che è appunto... se vuoi fare una bottiglia che vuoi bere in un ristorante di classe, dai un'impronta diversa, un formato diverso. In questo caso invece questo tipo di bottiglia qui è molto, richiama molto la tradizione della birra, anche certo, quella industriale, anche se però poi è di qualità questa. È industriale, no, non siamo nemici di nessuno, però ovviamente adesso facciamo un'analisi molto sulle ale, quindi alta fermentazione, che tendenzialmente sono artigianali. Come esatto, noi tendenzialmente andremo a parlare solo praticamente di birra artigianale, un nostro proprio... Anche perché le etichette sono più carine, diciamocelo. Sono belle che fighe, diciamocelo. Esatto, esatto, finché poi Heineken farà una proposta alla Mari come capografico. Esatto. E lei cancellerà questo video da tutte le parti. Esatto. Allora, avete già deciso di cosa parlare la prossima volta? Avete qualche idea? Vogliamo lanciare l'appello a Cosmo a questo punto in diretta? Beh, la birra con bella etichetta. Sarà una sorpresa. Sicuramente sì, sorpresa, bella etichetta. Assolutamente. Magari una birra in lattina, chi lo sa? Dando una dentata. Chi lo sa? Nessuno lo sa, lo scoprirete la prossima settimana, giusto? E c'è la Mari ormai c'ha il lettino qua dietro, la Mari sdoganata. Voilà. E qui cita anche il prof di fotografia. Che salutiamo. Mari, com'è andata questa tua prima esperienza? Facciamo una cosa live. Beh, in realtà, bene, dai. Di la verità, ero un po' agitata, sinceramente. Però è figo, di la verità. Però è figo. Sei già pronta per la seconda puntata. Assolutamente. Benissimo. Mari, cogli l'occasione, salutiamo Alessandro Salvatori. Ciao, Ale. Salutiamo Alessandro Salvatori. Salutiamo anche Fucchi, che dice: abbiamo saltato la lezione di arte per ascoltare voi. No! Oh. Sei dolcissimo, sei dolcissimo. Sei proprio una fata. Sì, citavo la questione fata, perché loro sono in fissa con le fate. Ok, per chiudere posso dire che entro una settimana questo podcast sarà presente anche su Spotify. La Mari spammata ovunque, incredibile. Non puoi più fuggire. Mamma mia. Su iTunes, su Spreaker, il video su Facebook e anche su YouTube. Quindi non si fugge praticamente, sarete ovunque. Molto professional. Bene, bene. Allora, è stato fantastico. Grazie mille e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, rivedervi. Ha fatto un saluto tipo i vecchini. Rivederla. Chiudiamo, ciao.